fuori. Esce fuori? Sì, chiudo la porta. No, vieni. Chiudo, chiudo. Vieni dentro, Luca. Beh, cosa stai? Fuori dalla porta? Chiudo. Ma vieni dentro, scusa. Ma vieni dentro. Tuo papà. So chiudo, dai. Mi scoccia che tu lo passi a fuori. Chiamalo dentro. Non vuole. Luca, per favore, vieni dentro. Perché piange senza di te. Ti vuole? Vieni dentro, tanto io mangio lo stesso. Non ti preoccupare. Mi stai che c'è qua? Eh? Mi stai che c'è qua? Non lo so. Dalle mesi c'è anche così, sa? Ma quante pelle? 20 kg. 20 kg. Però sono un giandone come se pesassi un etto. Vero? Ma Giandone si dice in Emilia. In Emilia. Bologna. Bologna. Vieni, vieni. Dai, dai. Non ho paura. Giandone è robusto. Dall'aprile di là. Giandone vuol dire robusto. No. Grosso. Giandone vuol dire... Perché noi chiamavamo così danesi, sono dei germani, allora giandoni. Giandoni quando sono grandi, ma sono anche un po' gironi. Ah. No, si muovono male, sì. Hanno un po' di pacciato, un po' giandus. Capito, era un po' dispregiativo. Ho fatto anche la poppoggia. Dove? Già. Ah, bravo. Hai messo con cibo. L'ho già lanciata là di là. Sempre più lontano. Sempre più lontano. La cacca. Ho sentato questo bambino. Sì, bisogna che ti... Ma soltanto... Abbi qui. Con della calma. Grazie al avete fatto il giro di tutte le case per un sacco di complimenti. La bambola quando ha aperto è bellissimo. Federico è andato in giro e l'altro a tavola che c'ha tutto un occhio nero dice la mortadella, il prosciutto, io mangio fame di uno dei due gemelli. Io ho fame. Io ho fame, diceva, non sei mica, mica venuto giù. Ha messo con l'identico. Torniamo alla cronaca, è stato 17 anni che è una svolta del giallo. Allora io ricordo che Elisa Clarks, la ragazza che era scomparsa misteriosamente a Potenza del 1992, ora sai perché piange anche? Perché si vede riflesso e convinto anche che sia sua sorella. Ah, è vero che c'è riflesso. Elisa Clarks, 16 anni, fu vista per l'ultima volta il 12 settembre del 1993. Domani compriamo le salviette profumate perché puzzo. Non è che anche rossi, tutti e due sono rossi. Una vita d'inferno oggi, eh? Oh, amore. Maschio o femmina? Maschio. Maschio. La femmina è più piccola, un po' più. Tu, Luca, prendi la femmina poi facciamo e poi facciamo le cucciolate. Poi li vendiamo a 1500 euro l'uno. Lui ce l'ha dato a 1000 euro, ma era l'ultimo. La sua versione di tatti non ha mai convinto, ma non sono state trovate prove sufficienti a suo carico. Qualche anno dopo del vivere ne ha fatti 9, si tornò a parlare, ne ha venduti tutti. Una la femmina la tiene lei, lei ha già un maschio e una femmina grande, tiene un'altra femminuccia per fare altre cucciolate. Ha capito di lui tanto da estendere le indagini anche a Potenza per cercare di stabilire una sono 9.000 euro che ti entrano dentro. Ma anche allora non venne fuori. Magari 9.000 no, perché quando sono piccoli li devi crescere, vaccinare. Sempre sperato per poter finalmente. Abbiamo tutto il libretto, i testimoni, le vaccinazioni. Sì, no. Amore, se c'ho sogno. Appena 8 mesi che sarebbe stato ucciso o dalla giovane madre o da Alberto Passanelli. E dormi? Non sarebbe stato solo picchiato a morte, piccola Alessia. Sarebbe stato anche torturato. Buon appetito a voi. Buon appetito. Ciao. 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 Viene assieme al fidanzato, Giovanni, che non è il padre del bambino. Indipendentemente da quelle che
senso a poi le attribuzioni di responsabilità e certamente vieni Maffi, vieni che c'è la ciccia amore. Non mi sembra che tu gli abbia dato neanche la bistecca per te. Marfi? Dov'è? Ma dov'è? Posso passare? Blocca. Cosa? Non è mica facile tagliare la molto bella questa lì. Volete un po' di gelato? Luca? Maffi? Oggi a 65 anni, nel 1980, fondò l'opera di Gesù Misericordioso con la quale faceva proseliti. Trattava i pazienti con psicofarmaci per indurli in soggezione, promettendo di liberarli dei loro mali con l'acqua benedetta e imponendogli le mani. Fu condannata nel 2008, mentre fu in via giudizio assieme al marito ed altri 12 collaboratori nel settembre dello scorso anno. Happy. Tieni amore. Tieni amore, tieni amore, ma sì, il mio ciccione, dai! Mangia la papa te, sì? Dai! Dai! Se ne prego, io mangio. Vuol dire che non ha tanta paura, sai, se mangia lì. Anche lei. Quello che causa la dipendenza dal droga, anche questa è una forma di dipendenza. E più si entra, più si entra, più difficile uscirne. Tutti sono a rischio di aderire a un movimento religioso pericoloso, qualche sociologo dice che dipende dalle privazioni. Qua, dov'è il letto? Bravo, il mio amore! Ecco! Oh, amore! Ah, che bella la cucina! Ma come bella il caldo! Oh, sì! Ma guardalo! Bravo! Bravo, cane! Allora, Luca... Sfidare una sedia vuota, ma io pensavo che sia un po' tutti due. Per come sta messo il partito di Aspetta. In un dibattito puro una sedia quante gocce? Rischia di fargli un matto così, insomma, attento, attento. Uno gli ha preso invece nel centro-destra si può bravo cagnone la politica di Fini, Generazione Italia, secondo i responsabili. Mamma mia, allora, mamma mia, ma dov'è il tuo gioco? Questo lo mettiamo dentro da mettere in frigo. Tieni, vai. Ecco. Meritatamente il Chelsea, anche Balotelli, che non era convocato, ha dovuto ammettere sportivamente che davanti alla TV ieri sera si è proprio divertito. Sì, uno sì, gli ha chiesto bella partita, eh? E lui ha risposto, eccoci. Ma io ho mica guardato l'Inter, ho guardato te. Ma quanto bello sei, eh? Signori, se non si può non parlare.